No, no, no. Perché devo Odiare. odiarmi? È un cugino anche lui come me, cioè è differente a me. Naturalmente c'è chi il cugino che lo fa con cuore, con cavalleria come faccio io, generosità, molto sacrificio e ingenuità, invece lui è un po' più, è troppo birbante. Naturalmente oggi bisogna essere birbanti. Io questo non ce l'ho, comunque sto contento così. Il pubblico che assiste agli allenamenti di Mazzinghi è quanto di più insolito si possa trovare nel pugilato professionistico. Ma in questa atmosfera familiare c'è tutto il mondo semplice del campione toscano. Quando sono venuto qua per fare l'allenamento ho visto scritto benvenuto all'impresa, Dio va, quasi quasi, allora se c'è lui non ci vado io. Comunque se anche lui può venire qua all'impresa è ben certo, ben accettato, ecco. Ma lei non riesce mai a essere completamente polemico? Beh, guardi, questa è una questione che io non mi piace né polemizzare, non sono politicante, diciamo. E come temperamento, come si sente? Un uomo semplice? Beh, come temperamento io sì, sono semplice e più che altro sono di famiglia. Se rinascesse, ti farebbe il pugile? Beh, da un punto di vista sì, da un punto di vista no. E qual è il punto di vista sì? E il punto di vista è questo, che ci vuole tanti sacrifici per fare questo lavoro, questo mestiere, che poi in fondo sei apprezzato, a volte non sei apprezzato. Cioè quando vinci, quando sei grande, tutti qui, là, e quando poi non sei più, ti danno le calcagna e dispiace molto. È per questo anche che dico si può fare da un punto di vista sì, da un punto di vista no, ecco. Qual è stato il momento più bello della sua vita? Il momento più bello è stato quando diventai campione del mondo a Milano. Allora avevo sempre mia moglie viva e naturalmente. Io dico più bello di quel momento lì non ce n'era perché ero campione e avevo quello Che devi alla vita. che dovevo avere, ecco. È il momento più brutto. Il momento più brutto è stato quando l'ho persa, quando è successo quello che è successo. Ma comunque io credo che nella vita bisogna avere Coraggio di forza e lì. coraggio per potersi riprendere perché è lunga la vita e se non si sa prendere è anche molto triste e dolorosa. C'è qualcuno che ammira particolarmente? Una persona che ammira particolarmente? Beh, io ammiro oggi come oggi, ammiro tutte quelle persone che sono. So che si vogliono bene, che le persone che sono amabili per la famiglia, per la casa, perché io sarei, cioè sono un ragazzo in questa maniera, un elemento in questa maniera. Ammiro quando vado fuori una coppia che vedo che si vogliono bene, che si. E da me mi faccio tante domande, tante cose che purtroppo per ora non sono riuscito a farle io, ecco. E senta, quando ha di questi momenti di tristezza, come li supera? È un po' difficile, insomma, ma riesco anche a superarli, anche questi. Mi rinchiudo in camera, Tu leggo leggi? un po' e poi mi sfogo in qualche maniera, ecco. In qualche maniera come si può sfogare un bambino quando è un po' arrabbiato, quando si sente un po' male, ecco. Alla mattina, quando fa il footing, cosa pensa? Più che altro penso parecchio alle cose avvenute. Venute. Sì, le più volte sì, cammino io e guardo, osservo e dentro mi par di vedere, di rivivere dei momenti già vissuti, già passati. E mentre vado avanti, quando poi mi accorgo che
non c'è niente, io mi trovo in mezzo al bosco, la devo fare il mio lavoro e così mi distraggo un po' e devo pensare a lavorare e via. Al KU subito da Benvenuti ci pensa? Qualcuno afferma che lei ha la psicosi di questo KU. La gente ne può dire quanto vuole. Io francamente posso dire che non ho mai pensato a quella cosa lì. Mai, mai. Anzi, posso pensare a una piccolezza magari e non a quella. Né a Benvenuti e né al KO di Benvenuti. Perché proprio io, se dovessi dire quello è un KO, non lo credo che sia nemmeno un KO quello. Ecco. Sono disgrazie che capitano proprio durante qualsiasi lavoro, credo. In qualsiasi cosa sono le combinazioni e quella è lo stesso. E se dovesse perdere anche questa volta, cosa farà? Se dovessi perdere anche questa volta, naturalmente, si sa, e questo è uno sport che si vince e si perde. E io sono sempre questo, sono il solito. Cercherò di continuare ancora. Per molto? Beh, fino a quando avrò occasione di poter vedere, di poter vincere bene. Vincere ancora, se no altrimenti dovrei smetterei, ecco. Non voglio arrivare al punto di farmi vedere in giro, so, di non essere più io stesso di oggi. Oh, vieni! Vieni, no, vieni. Ah! Tieni, no. Sandro, è il bambino di suo fratello? Sì, questo è il bambino di mio fratello. Ma lei non pensa a rifarsi una famiglia? Non si risposerà? Ma no, spero di sì. Certo, naturalmente questa è una cosa umana, di avere una famiglia e di riavere tutto quello che la sfortuna mi ha levato, ecco. O chi c'è? Una voce d'angelo. Dolce un'ora, lunga favola, racconta solo per me, e mi sento andare via col vento lassù. Il Mazzinghi Benvenuti 2. Il secondo match, come dicevamo, è un match dalla difficile interpretazione, perché andiamo in fondo alle 15 riprese del cinema e Walter Chiari era appassionato, ma era appassionato perché, come Giuliano, ecco qui, avete visto questo atterramento, il colpo c'è stato, viene contato. Sandro Mazzinghi è lucido, è assolutamente presente, si è rialzato all'istante. Sicuramente episodi che ha raccontato Sandro Mazzinghi in diversi libri, perché la sua è stata una carriera non solo sportiva, ma anche letteraria. Perdonami Nicola, sì, è verissimo. Allora, avete visto questa fase dell'incontro? Questo lo sappiamo, è verissimo, l'abbiamo vissuto in tante circostanze, soprattutto nello sport, quando grandi campioni all'improvviso se ne vanno. E Ormezzano disse, il secondo in cui puoi tornare a respirare diventa veramente, veramente dura. Si parla tanto di preparazione atletica, di oggi guardate quale pugilato ci stanno facendo assistere questi due grandi campioni. E non c'è Sandro Mazzinghi senza Benvenuti e non c'è Nino Benvenuti senza Sandro Mazzinghi. E poi sono successe tante cose, non siamo qui perché dobbiamo celebrare ovviamente il nostro grande campione Sandro Mazzinghi, non siamo qui a parlare di quello che poi è accaduto nei meccanismi pugilistici italiani. Anche scrittore e anche cantante, anche per diletto, ovviamente, sì. Anche se un paio di brani sono stati incisi. Ecco il montante destro che tu avevi chiamato prima al pugilato nazionale, perché la tecnica che era in suo possesso era di primissimo ordine. Parliamo di un campione, un bicampione del mondo, in una categoria prestigiosa, quella di super welter, come anche di un campione europeo. Questo è stato nella carriera Sandro Mazzinghi.
L'abbiamo detto, ma soprattutto amici sportivi, l'avete visto in tutte queste riprese. Sì, l'uomo che ha portato appunto Sandro Mazzinghi in palestra per la prima volta, vinse anche il guanto d'oro d'America, il fratello Guido, e è stato un gran bel pugile dal record importante, una sola sconfitta, ma lo ricordavi tu in avvio di trasmissione, magari di poche parole, magari dal carattere a tratti un po' ruvido, del resto non sarebbe un toscano. Oggi purtroppo in Italia non avviene più questo, cioè il pugile ha il suo lavoro e poi nei ritagli di tempo va faticosamente in palestra e poi va all'arrembaggio all'estero per la conquista di qualche titolo intercontinentale. Certo, stimoli non ce n'erano di più se non quello economico. Qui c'è un altro richiamo per Nino Benvenuti. Godiamoci queste, se sei d'accordo Nicola, certo, queste ultime riprese che sono un altro momento importante di questo match che passa attraverso delle fasi fondamentali. Seconda ripresa, knockdown di Mazzinghi, conteggio. Lo vogliamo spacciare per tale, saremmo veramente ridicoli. La vittoria unanime va a Nino Benvenuti. Avete visto il famoso montante, adesso per fortuna non è arrivato nel momento giusto, nel tempo giusto, e comunque assorbito anche da Sandro Mazzinghi. Sta per terminare, siamo davvero alle fasi conclusive di questo match che insomma consegnerà la vittoria a Nino Benvenuti, che conserverà il titolo mondiale. Andavano evitati. A volte, parlando con gli appassionati, si vede la differenza tra il pugilato di oggi, che spesso è fatto di molti più pugni, però guardate quanti se ne stanno scambiando in questa circostanza. Tanti più pugni, sì, ma c'era un motivo, perché all'epoca c'era molta scherma, ovviamente la difesa veniva curata al massimo, la maggior parte dei colpi si dovevano schivare, ma soprattutto il colpo dall'inizio alla fine si cercava di non prenderlo. Può sembrare banale quello che sto dicendo, è normale che uno non prenda il colpo, ma oggi nel pugilato si può anche andare a faccia aperta, incassare un pugno o due perché si porta a termine la combinazione. Ma quei pugni là era meglio veramente non prenderli. Ecco, finisce qua, l'incontro. È finito il match. Assolutamente. Voilà. Eccolo qui. Allora, Sandro Mazzinghi che va a complimentarsi con Nino Benvenuti. Eccolo qui.